Minchia, no, c'è il pullman. No, c'è il pullman. No, il pullman, no. Porco cane. Guarda che magari si autoelimina. Tec. Forse sì, meno male, perché è tutta così. Enduro nel sentiero? Che scemo. Targata BJ, Blau Job. Ciao fans, la sesta parte di questo viaggio era iniziata con me che rovinavo il selfie a due jazzisti della Polonia. Era poi proseguita con Luna che si stava addormentando sul serbatoio della moto fermo a un semaforo, con me che le ricordo di quella volta che si addormentò in macchina prendendo il muretto, comunque tratto da una storia vera. Fortunatamente non si fece male visto che andava pianissimo, però è successo davvero. Dopo aver tirato fuori questo episodio abbiamo scampato il posto di blocco della Polizei, con Luna che temeva pesantemente di essere fermata, ma si conferma la teoria secondo cui andando piano non si viene fermati. Dopo aver aspettato circa 5 minuti dal benzinaio che una signora al telefono si levasse, siamo riusciti a far benzina, per poi ripartire in direzione Ofenpass. E proprio qui, sull'Öfenpass, appena dopo il tunnel a pagamento che porta a Livigno, che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi con la settima parte di questo viaggio. Buona visione! Ma quindi loro cosa avevano deciso? Che vengono con noi. Ah, ok. Luna Colombo, sempre sul pezzo. Detush, Danimarca, Detush, Detush. Cos'è la macchina dei zingari? NL, cos'è? Noland? È Olanda. Nolanda. Nein! Comunque vuol dire Nederland. Netherland? Che cosa vuol dire? Olanda. Ah, Olanda, Netherland. Olanda. Ci sono sti c***o di spartitraffici in mezzo. Sta roba dell'asfalto qua ha un po' rotto le balle. Attenzione. Arriva un camioncino. Non so, non mi sono fidato, infatti. E macchine. C'è un semaforo. Minchia, no, c'è il pullman. No, c'è il pullman. No, il pullman, no. Porco cane. Mamma, come gracchia il tuo interfono. Ma sei fastidioso. E pensa che a me il tuo l'ha fatto per anni. Io non sto facendo niente comunque. Io non lo so, è solo che si sente. Arriva un furgoncino. Una macchina. Sono dietro di te. Ah. Luna Colombo e l'uso degli specchietti retrovisori. Hola, hola, turisti, turisti. Ma se la scanna il pullman, No. sembra una foresta dopo che esplosa una bomba nucleare. Vero? Con tutti gli alberi spogli, dove c'è solo il tronco e non ci sono gli aghi sui pini. Ah. Ma cosa stanno facendo che c'è l'asfalto tutto a pezzi così a caso? Mamma, sto pullman. Non te la sei sentita? No, non ho neanche guardato. Adesso dovrebbe esserci un pezzettino. Oh, aspetta che gira. Ah, no. No. Se vuoi ci provo io. Continua a arrivare gente, provaci. Guarda che c'è lo spartitraffico, eh. Ah, no, c'è una roba qua. Luna Colombo e le false informazioni. Sembrava. Guarda che magari si autoelimina. Tec. Forse sì, meno male, perché è tutta così. Enduro nel sentiero? Che scemo. Targata BJ, Blau Job. Blau.
visto che bella la montagna là? Sì, non andare a schiantarti. Quindi diciamo clima oggi rivedibile al rialzo. Sì, molto rivedibile. Tempo, ma perlomeno non ha piovuto finora. Mannaggia a Lucazzo. È particolare comunque. Cosa? Ho detto che è particolare. Cosa? La C1 viola. Ah, è vero. Sembrava rossa la lontananza. Luna, intendevo la strada. La strada? Tutta un po' nel canyon, un po' le conifere. No, il camper. Qualcosa mi dice che siamo arrivati all'Öfen Pass. Sì, già il 60. Pass del Fuoro. The Forn. Che c***o è? Ma mai sentito, l'ho chiamato così. Vado? No, fermati che facciamo due foto. Fammi vedere com'è sto posto. Ma porca puttana. Ma è là il panorama. Infatti stavo andando avanti, ti sei inchiodata lì in mezzo. Ah, e che ne so. Bah. 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 Niente di eccezionale. Ma sciano là in alto. Eh? Sciano là in alto. Sciano? Ah sì. Perché devo ripetere le cose 8 volte? Non si sento. Sei sorda. Beh, comunque è che panorama di me. Sì, cioè, sì, è normale. Niente di che. Ti svegli? Che mi stavo addormentando prima. Ma non è... Non so perché... Boh. Ma anche la settimana scorsa. Cioè, in realtà è 3-4 volte che mi capita. Bene, ottimo direi. Sì, sì, infatti, in moto poi. È per quello che mi porto la Red Bull. È proprio una figata. C'è un conto se sei dietro. Fai come faccio io, ma appoggio qua, me la gonfo. Ma io lo sento perché a un certo punto non parla più, non la perdo, non la vedo più dagli specchietti. Luna, dove sei? E sono qua, che un puntino. Cosa fai? E mi sto addormentando. E allora rimani indietro 2 chilometri. Perché quando capisco che ho sonno, vado piano e cerco di tenermi sveglia. Ah, cazzo, che tecnica. Portiamoci un termos di caffè. Dormi di più. Beh, questo Öfen Pass, a parte la strada che vabbè era carina, a livello paesaggistico non mi ha regalato grandi emozioni. Poi è anche tutto nuvolo così, un po' in ombra, non lo so, non mi ha trasmesso quasi nulla. Io non mi ricordo se c'ero o dormivo. Guarda che cattiveria in discesa. Che cattiveria. È bella però come strada, eh. Sì, sì, la strada è bella. La vista, cioè, boh, montagne, alberi. E uno dice, sul passo che cazzo devi vedere? Non so, un laghetto, due colori che non siano verde e grigio, qualcosa. Cioè, la strada è bella a parte tutti i tratti che erano senza asfalto. Sì, esatto. No! Ma dai, non è neanche così tragico. Anche perché gli hanno messo il coso per evitare che ci fosse proprio il gradino. Ah sì. E la insidia all'interno? Non se lo aspettava. Sì, infatti. Ciao Luna, ci vediamo a Santa Maria. Navarrese però, ad agosto. Anzi, a settembre, in Sardegna. Pazzesco questi italiani che si fermano a far attraversare sulle strisce. Ah, con arroganza, è già superato. Comunque mica, quando l'altro giorno che ho guidato la macchina di mia mamma, non ero abituata, perché vabbè, alla fine guido sempre la mia. Me l'hai fatta spegnere 200 volte. No, non mi si è mai spenta, no, che va, cioè appena acceleri va. Infatti ho detto, bestia se va. Ma guarda che sono riuscita anche a parcheggiare tutto. Senza sbattere? No. Pazzesco. Pazzesco! Cioè, guarda che sono... Ecco, tipo questa valle della Svizzera quanto è isolata. Cioè, qua non c'è veramente un tubo. Sono due paesini con 5 case. Guardalo che prepotenza ha questo tedesco. Beh, anche oggi torniamo a casa presto domani. Beh, dai, sono le 5. Che dobbiamo ancora fare l'Umbrail. Scendere dallo Stelvio. Andare a Livigno. Fare il Forcola. E no, poi non rientriamo dal Maloja perché sennò arriviamo a mezzanotte. Allora, qua siamo allo Stelvio, no, Umbrail Pass. Umbrail Stelvio, destra.
Oh mio Dio, che due malle. Oh, uno via. Mi chiama, quello era in mezzo alla strada. Bene, preso la deviazione per Stelvio Umbrail. E qua inizia l'Umbrail Pass. È strano farlo al contrario, non ho mai fatto il contrario. Ha rotto i c***i questi semafori però, eh. Abbastanza, sì. Ah, guarda che verde. Cazzo, con l'inganno. Sì, ma la c***a la fa la fitta. Cioè, guarda cosa stanno facendo. Oh, c***o. Ah, tornante improvviso? No. Guarda la Mustang di oggi. Ah sì, faceva cagare prima, fa cagare ancora. Comunque, ma sta parte dell'Umbra l'abbiamo... Sì, no, forse l'avevo fatta io per andare a Resia. Ma l'abbiamo fatta anche insieme, l'anno scorso. Ma non me lo ricordavo così di merda. Ma Luna, tu adesso oggettivamente cosa ti ricordi? Di lavarti i denti prima di andare a dormire, che al mattino devi far colazione. Cioè, i bisogni fondamentali primari che comunque sono coadiuvati da stimoli corporei. La cacca, bibi. Cioè, non me la ricordavo così stretta e impervia. Ah, se inizia a far freddo. Ah, porca miseria. Polo Nord. La insinua all'esterno. Questo molto aggressivo. Tornante, guarda che c'è un tornante. Mi sei sembrato un po' troppo veloce. Ero un po' troppo veloce. Pensavo fosse una curva aperta. Ah, ecco. E fu così che andò a esplorare il fiume sottostante. E si sale? La vita è come le scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Bello, devi anche scorreggiare come il tipo in balcone. Ma quelle non le senti perché sconda più in basso. Comunque incredibile. Ti giuro, ma ieri sera li sentivo anche che scopavano. Io non sentivo lo sbatacchio, sentivo solo i versi. Tipo. Mica, sei un orso. Tipo. Un grizzly. Ciao fans. Sono le 7 di sera. Ci siamo fermati un attimo qua al vigno. Adesso facciamo due riprese col drone per vedere come si vede, cosa si vede. Forse esce di nuovo il sole, speriamo. Fa abbastanza freddo. Freddissimo. È vero, freddissimo.